patate a pranzo, patate a colazione, patate fritte, patate arrosto, purè di patate, sempre patate, sempre patate. Alfonsina pela sempre le patate. Nella piazza del santuario di Ponte Buggianese è andato in scena Paese mio, scritto e interpretato da Nina Ferretti e Luca Privitera. La vostra mamma vi ha fatto un gonnello e ve l'ha fatto con lo smerlo in fondo. Fate la ninna coscine di pollo. Lo spettacolo, organizzato dal Centro Commerciale Naturale in sinergia con l'amministrazione comunale, è un progetto di narrazione dedicato alla tradizione orale attraverso canti, stornelli e racconti di vita contadina del secolo scorso. Le donne servono l'uomo. Hai capito, Alfonsino? Io ci provo, ma anche i miei fratelli, tutti lì che mi puntavano col fucile alla finestra. Io mi sentivo un attimino minacciata. Quando arrivò Arturo. Allora Arturo fisicamente vi posso dire che era passabile, ma aveva un problema solo, e non me ne volete, ma diciamo che ogni parola che emetteva anche qualcos'altro da qualche altra parte, e non si sopportava, si mise a sedere ogni volta. Io guardavo i miei fratelli impugnavano sempre di più il fucile. Arturo era un partito buono anche lui, perché aveva tante terre, tanti animali, tante vacche, tant'è che aveva tante vacche, e mi fece salire sul tavolo e mi disse: ascolta, io ho bisogno di prenderti le misure. Mi iniziò a parlare. Sì, ci siamo, le mammelle sono piene, belle come una vacca. Poi sentiamo un po', mi iniziò a toccare il ventre, questa è una bella come le giumente. Poi mi iniziò a toccarti qua, mi tocca di qua, mi tocca. Oh, oh. Allora, che è? E i fratelli non solo, proprio il fucile a quel punto lo puntavano, e mi sentivo un attimino minacciata, ma era più forte di me. Io chiappai l'Arturo, e lui mi iniziò a dire: non t'azzardare, le donne non si possono dire. Le donne sono fatte per servire l'uomo, e le donne sono serve dell'uomo, hai capito? Se diventi la moglie, tu vieni a letto tutte le sere e sei obbligata a fare quel che dico io, hai capito? Giuventa! Non me lo feci di più di una volta, presi il coltello di puntare la gola. Non glielo feci perché c'erano i fratelli, ma veramente li tagliai tutti i capelli che avevano nella testa. Alfonsina! Alfonsina, il corsaro, il pirata, in realtà lei ama le donne, viene appunto chiusa in manicomio perché all'epoca comunque certe deviazioni, cioè nel senso erano considerate appunto deviazioni e quindi è un po' una denuncia sottile verso, e soprattutto anche per le donne, l'uomo lo devi servire, la donna è fatta per i sacrifici, digli sempre di sì. La vera cultura la facciamo proprio anche attraverso la tradizione dei nostri nonni, delle nostre aie, reinterpretando e ricordando queste cose, perché attraverso di loro noi riusciamo a crescere, secondo me. Se avevi bisogno di qualcosa, non è che c'era supermercato, andavi nel campo, zappavi, seminavi, pregavi che facesse buona stagione e quando era il tempo raccoglievi. Poi di carne se ne mangiava veramente poca, al massimo il sabato, la domenica, anzi, soprattutto per le feste o per matrimonio o per le ricorrenze religiose. E soprattutto si mangiava sempre conigliolo fritto, perché il fritto andava sempre bene. Diciamo che fritte sono buone anche le sole, quindi anche se gli era un coniglio un po' stagionato nessuno ci faceva caso. Durante il mese di maggio si è svolto nel Palazzo della Regione a Firenze, si è svolto il Festival delle Identità Toscane. Io sono stata invitata e in quell'occasione era presente il presidente Gianni, dove ha elogiato pubblicamente le iniziative, diciamo anche un po' più popolari, un po' diverse da quelle tradizionali che vengono fatte, e insomma si sono complimentati con noi di Ponte Buggianese per le cose
che facciamo. E ci ha chiesto di non far dimenticare le origini, il passato, le tradizioni dei piccoli centri come a Ponte Buggianese. E allora in quell'occasione promisi che avremmo fatto sicuramente un qualcosa, insomma, di questo genere. E mi ha sempre detto: tienilo con te, questa è la cosa più preziosa che io abbia mai avuto, non perderla. E allora quando io mi sento solo me la porto al viso e mi accarezzo e poi l'annuso e sa ancora di calendula, di timo e di rosmarino. Questa era mia zia Alfonsina. È un'occasione per far conoscere, specialmente ai giovani che sono venuti stasera a trovarci, di far sapere cosa c'era, non poi così tanto lontano da noi, perché si parla di 70, 80, 90 anni fa, ecco, un passato abbastanza vicino, però dove il mondo era completamente diverso da ora. L'ultima volta che cercarono per me un pretendente, ma non mandò me, perché quell'opzione che c'era, o convento o manicomio, era reale. Mi portarono in un posto, lì al limite speravo almeno nel convento, almeno stavo con altre signore, altre donne che come me magari avevano avuto dei problemi. No, mi portarono in un posto dove c'era chi picchiava la testa nel muro, chi era legato. E niente, mi dissero: l'hai voluta la bicicletta, e ora pedala. E chiusero cancello. E mi pigliai il secchino, le mie patate. E rimasi lì chiusa per sempre. Ma sapete, alla fine non è andata poi così male, perché almeno io lì dentro potevo sognare e potevo soprattutto navigare. Grazie alla navica! E salve! Vento in poppa! O che pensate che andare in guerra è come andare a vacanza? Le guerre sono sempre state così, Non le vince mica nessuno le guerre! Le guerre le perdono tutti! Da 10 anni io raccolgo memorie dagli anziani e quindi mi faccio raccontare le loro, diciamo, memorie di infanzia, quindi tutto quello che è la gioventù, e quindi ho 200 interviste che raccolgono persone nate tra gli anni 20 e gli anni, cioè, anni 50. Ok. È stato a fare lo scemo del paese, lo scemo di guerra, tanto si era tutti scemi, sia prima di partire che quando siamo tornati. E allora me ne sono andato da Padule e metto in mezzo alle selve, non volevo vedere più nessuno, ho iniziato a maledire tutti, ho maledito il mio babbo e la mia mamma e mi avevano messo in mondo, ho maledetto anche il prete che non me l'aveva insegnato una preghiera per sopravvivere alle bombe e alle mitragliatrici, e avevo maledetto pure Dio, perché Dio come si fa a mettere in mondo dei fratelli e permettere che si scannino tra di loro? Io ci voglio andare in guerra. A me mi fa schifo la guerra. Lo scemo di guerra è uno dei primi, sì. Nasce da Orentano. Nasce un po' da un libro di memorie che avevo trovato a Orentano e un po' da un padre, diciamo così, da un padre di una delle persone che ho intervistato, che mi raccontava questa cosa qui, che poi lui è fuggito dal paese proprio perché per questa morbosità, no, del sapere cos'era la guerra. E lui totalmente scioccato come tutte le persone. In realtà poi è una storia della prima guerra mondiale, non della seconda. L'ho adattata qui per il Padule. E dopo questo periodo passato nei boschi ritrova la tranquillità e va a ritrovare la Franca. Va a ritrovare la Franca e si sposano. E quindi lui, suo figlio, mi ha raccontato questa storia.